Buongiorno a tutti, sono Giuliano Battilocchi e faccio parte della divisione SaaS di Teltonica. Quest'oggi parleremo di mobilità elettrica e condivido lo schermo adesso. Ok, come stavo dicendo, questo webinar di oggi è centrato sulla mobilità elettrica, sulla micromobilità e appunto, sulle opportunità che come Teltonica offriamo in questo settore. Cercherò di essere il più breve possibile e alla fine di questo, appunto, alla fine della mia presentazione ci sarà la possibilità di chiedere domande direttamente ai nostri ingegneri. Vi chiedo gentilmente di scrivere queste domande in inglese, se possibile. E, appunto, altrimenti, comunque, si possono formulare delle domande in italiano e verranno tradotte. E vi chiedo gentilmente durante il seminario, appunto, se avete delle domande potete lasciarle, però verranno risposte soltanto alla fine. Anch'io posso intervenire, però soltanto alla fine per non interrompere. Allora, passiamo direttamente al nostro programma di oggi. All'inizio parleremo dei casi di utilizzo per quanto riguarda la micromobilità. Per micromobilità intendo la mobilità leggera, elettrica, quindi monopattini, biciclette e motorini, fondamentalmente. Successivamente parleremo più in generale dei casi d'uso per quanto riguarda la mobilità elettrica. E subito dopo approcceremo un'introduzione delle funzionalità principali che offriamo al momento e soprattutto che andremo a offrire nel più breve futuro. Tra queste funzionalità troviamo la lettura manuale del CAN, la trasmissione della ricezione dei dati in API, e un riassunto sulle caratteristiche più importanti dei nostri dispositivi. Oltre a questo, parleremo dell'utilizzo migliore per ogni dispositivo in base al suo utilizzo. Farò un breve accenno per quanto riguarda l'e-bike tracker, che è un dispositivo che lanceremo a breve, e appunto alla fine ci sarà la possibilità fondamentalmente di chiedere, di effettuare le domande che preferite. Allora, questo era il riassunto del nostro programma. Ok, iniziamo dal TST100. Il TST100 è il dispositivo utilizzato nello specifico per i monopattini. E, i modelli compatibili sono il Segway, sono i modelli di Segway che vedete nella schermata, oltre che lo Xiaomi. Successivamente andremo ad approfondire l'argomento. Come vedete, il voltaggio per quanto riguarda l'alimentazione va da 9 a 50 volt. Sono disponibili gli aggiornamenti in nota. Cosa significa questo? Che tramite una semplice applicazione potrete aggiornare nello stesso tempo tutti i dispositivi insieme. Qualora fosse necessario un cambio di configurazione, come spesso accade, semplicemente si entra in questo account gratuito che forniamo noi di Teltonica, e in questo modo riuscirete appunto ad aggiornare tutti insieme i dispositivi. È un aggiornamento appunto over the air. E
c'è la possibilità di controllare il mezzo da remoto. In questo modo si garantisce il free floating, fondamentalmente la gestione da remoto del blocco e dello sblocco del mezzo, quindi c'è la possibilità appunto di operare, di offrire un servizio di sharing reale e completo, lasciando i mezzi appunto dove l'utente preferisce. E oltre a questo, appunto, per completare un servizio di sharing, è possibile creare una geofence con delle zone limitate, e queste zone normalmente, almeno per esperienza personale, in determinate città il servizio non è disponibile in tutta la città, ma soltanto in alcune zone specifiche. Oltre a questo, in alcune zone può essere richiesto un limite particolare di velocità, penso ad esempio a Milano, quindi in alcune zone c'è un determinato limite, si può impostare sempre tramite il configuratore e la geofence. E oltre a questo c'è il controllo della batteria, fondamentale appunto in questo tipo di business. Allora, andiamo al dispositivo successivo. Parliamo del TFT100. Il TFT100 è un dispositivo molto duttile che si adatta a diversi scenari e soprattutto a diversi mezzi, veicoli elettrici. E rimanendo nel tema della mobilità sostenibile elettrica, quindi la micromobilità, parliamo del caso dell'applicazione per quanto riguarda gli scooter. Come potete vedere, i modelli compatibili sono elencati, e in particolar modo vorrei sottolineare l'Ascol, che è sicuramente, se non il più popolare, uno delle case più popolari di produzione di scooter elettrici in tutta Europa al momento, e l'abbiamo implementato. E, oltre a questo, presenta quattro tipi di interfaccia di comunicazione in base alla modifica. E le due più importanti, direi, sono il CAN bus, sicuramente il più comune o uno dei più comuni, e l'altro è l'UART. E per quanto riguarda l'alimentazione, c'è un ampio voltaggio, un ampio range del voltaggio, perché va da 10 a 97 volt. Anche in questo caso è disponibile l'applicazione OTA, e quindi è possibile aggiornare tutta la flotta nello stesso momento senza dover configurare un dispositivo uno alla volta. E oltre a queste caratteristiche, che sono abbastanza in comune con il dispositivo precedente, c'è da sottolineare che ha delle uscite ed entrate digitali analogiche configurabili, con le quali veramente si possono andare a costruire tutta una serie di nuove funzionalità e strumenti extra che servono a completare appunto il pacchetto dell'offerta. Faccio un esempio molto, molto semplice per quanto riguarda il motorino, ma non solo: si può connettere l'uscita digitale con il relay per gestire l'accensione da remoto. Molto semplice, però allo stesso tempo molto, molto efficace e soprattutto richiesto. Passiamo al dispositivo successivo, o meglio, lo stesso dispositivo, il TFT100, oltre che nella micromobilità, viene utilizzata nella mobilità elettrica, se così si può chiamare, per quanto riguarda i carrelli elevatori. Per carrelli elevatori non voglio limitarmi soltanto a questo genere di mezzi, ma parlo di tutti quei veicoli similari ai carrelli, come possono essere i mezzi utilizzati ad esempio per la logistica dell'aeroporto, o anche quelli delle pulizie, ne parleremo dopo. E, però per concentrarci sui carrelli,
Direi come vantaggio abbiamo quello della connettività Bluetooth. Connettività Bluetooth che consente da un lato di collegarsi a determinati sensori, quali temperatura, umidità e movimento. Oltre a quello è possibile utilizzare il Bluetooth per connettersi ai beacon, sia per una localizzazione interna che poi per un sistema di anticollisione, che andremo a vedere più avanti. Per il resto, stesse caratteristiche che ho menzionato precedentemente, con un'unica nota da menzionare, una nuova funzionalità associata a una nuova versione del firmware che abbiamo sviluppato recentemente, la lettura manuale del cane, che andremo ad approfondire nella slide apposita. Ok, adesso parliamo appunto della mobilità in sharing, quindi del servizio in sharing. Come ben sapete, io almeno per esperienza personale posso dirvi che qui in Lituania, soprattutto nei paesi baltici, lo sharing elettrico, quindi parlo sia di macchine ma anche di monopattini, motorini, biciclette, ha preso tantissimo, ma sono ormai 2 anni che fondamentalmente è diventato un trend lo sharing, offerto non da tantissime compagnie, ma assolutamente presente in ogni angolo della città, parlando qui ad esempio di Vilnius o di Riga. Questo sicuramente è una tendenza che almeno nell'ultimo anno è individuabile in Italia. Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente una tendenza che si è sviluppata a partire dal nord, e in particolar modo parlo di Milano e del Veneto, però questa è una tendenza che andrà piano piano sempre ad aumentare e soprattutto a espandersi anche a quelle regioni del sud, che al momento sono più indietro, però questo non significa che presto vedremo monopattini o motorini elettrici in sharing anche in città come Palermo, penso a quale città della Puglia, dove recentemente sono state lanciate delle nuove flotte, penso a Napoli, quindi andando in proiezione futura, sicuramente questo è un servizio che verrà lanciato su tutto il territorio nazionale e anche dove è presente adesso, piano piano andrà sempre più ad aumentare. Questo perché sicuramente è un tipo di mezzo di trasporto non inquinante, quindi ecologico, ha un'alimentazione elettrica. E soprattutto durante purtroppo questa pandemia e questa emergenza è un mezzo che può essere utilizzato dal singolo individuo. Faccio riferimento alle restrizioni del precedente marzo, aprile, anche maggio, dove ad esempio in una macchina standard non si poteva viaggiare in 4 o 5. Quindi è un mezzo di trasporto individuale. È soprattutto un modello di trasporto che si espanderà man mano anche alle aziende e alle stesse amministrazioni locali. Secondo me, oltre al fatto di dare la licenza, organizzeranno le stesse amministrazioni o determinati servizi in questo modo. E come potete vedere dalla slide, i dispositivi che vi ho descritto permettono un servizio di sharing assolutamente completo, sia per quanto riguarda i monopattini, sia per quanto riguarda i motorini e sia per quanto riguarda le biciclette. Io direi come caratteristica più importante sicuramente il controllo del mezzo da remoto tramite il server e quindi tramite l'applicazione. Questo permette un dispiegamento della flotta fondamentalmente in tutte quelle zone della città dove è consentito. So che in alcune città sono presenti determinati e limitati spazi per il parcheggio, però questo tramite il GPS sono possibili da identificare. E
Ovviamente il dispositivo permette alla società che fornisce questo servizio di controllare anche tutte fondamentalmente le statistiche del mezzo, quindi monitorare la batteria e la velocità, che penso sono le due cose più importanti, e oltre a questo quindi fornire una sorta di manutenzione preventiva per evitare che il mezzo, che quindi l'utente si venga a utilizzare un mezzo che va aggiustato fondamentalmente. Quindi questa è una visione a 360 gradi dello sharing, e adesso passeremo al prossimo utilizzo. Come vedete la scheda parla del food delivery, quindi i servizi di delivery che a partire dalla pandemia che c'è stata a marzo hanno avuto un incremento altissimo. Questi servizi normalmente sono forniti tramite moto elettriche. Ad esempio qui invece da noi, per chi non lo sapesse, come Teltonica noi abbiamo la sede a Vilnius, faccio questa interruzione, quindi siamo in Lituania. Qui in Lituania, nei paesi baltici, di solito questi servizi vengono erogati soltanto con le biciclette, per la maggior parte. In Italia so che ci sono soprattutto moto elettriche, biciclette e penso in maniera molto più marginale delle macchine. Quindi per erogare questo servizio diventa fondamentale non solo essere a conoscenza del percorso e quindi di ottimizzarlo, quindi immaginate tramite un'applicazione, io sono il corriere che deve consegnare 5 ordini, tramite l'applicazione si può calcolare il percorso migliore che bisogna fare, e in modo tale da ottimizzare al massimo la consegna. Oltre a quello si può controllare il tempo, penso è nell'interesse stesso dell'azienda, del ristoratore o della pizzeria, controllare, monitorare i tempi di consegna. E fondamentalmente il dispositivo dà queste indicazioni, quindi permettendo non solo un servizio completo, collegabile appunto tramite la stessa app, ma oltre a quello riesce a ridurre i costi e a ottimizzare i tempi, oltre che, come menzionato in precedenza, riuscirebbe a evitare di arrivare fondamentalmente all'ultimo prima di fare la manutenzione, quindi riuscirebbe a fare una manutenzione in anticipo. Passiamo al prossimo caso di utilizzo. Ufficio postale, discorso molto molto simile, anche qui posso fare degli esempi concreti. Ad esempio la Spagna ultimamente ha ordinato una quantità importante, è passata alla consegna postale tramite mezzi elettrici, quindi sempre che, per rimanere nel tema della green economy, in generale ambientale. Questi mezzi elettrici sono per lo più moto, ma anche biciclette. In Italia, come ben sapete, siamo un po' più indietro, però comunque le Poste italiane già da un paio di anni hanno iniziato a introdurre nella flotta questi veicoli, per lo più biciclette elettriche. E stesso discorso che vale per la consegna, per il food delivery. Per quanto riguarda la consegna postale, in questo modo si riesce da una parte a ottimizzare il percorso tramite la piattaforma. Dall'altro, oltre che ottimizzare il percorso, ovviamente si riducono i tempi e si va a monitorare appunto il postino fondamentalmente. È sempre disponibile una manutenzione preventiva, e oltre a questo ovviamente immaginate sia in questo caso che nell'altro si evita tutta una serie di documenti cartacei, nel senso è tutto preimpostato e organizzato su un'applicazione che aiuta da una parte l'utente finale, dall'altra il postino, colui che effettua la consegna, e soprattutto l'azienda.
e l'altro utilizzo è lo sharing elettrico delle moto. Ne abbiamo già parlato in precedenza e quindi posso soltanto sottolineare come sia un settore in grande ascesa. E ci sono, ecco, degli esempi abbastanza lampanti in Italia, in particolar modo vediamo in città come Milano, Torino, Roma e Firenze. Non faccio i nomi di queste società per non fare, diciamo, una pubblicità occulta, però potete vedere come si stanno espandendo. E come menzionato, al momento supportiamo l'Ascol e posso dire che Ascol come azienda si sta espandendo tantissimo, non solo in Italia, in Europa. E il nostro dispositivo fondamentalmente garantisce tutti quei requisiti che vedete nella slide, disponibili, necessari per questo tipo di servizi. Andiamo ad affrontare un altro tipo di utilizzo. Ok. La gestione dei muletti, o meglio la trasformazione dei muletti in dei muletti smart o elettronici. Vado a elencare le principali funzionalità che il dispositivo garantisce. Prima di tutto, il monitoraggio della batteria. Perché il monitoraggio della batteria è importante? Il monitoraggio della batteria è fondamentale per chi utilizza i muletti o per chi noleggia i muletti, perché la batteria è la parte più costosa del muletto e la sua carica deve essere effettuata correttamente. In entrambi i casi si andrebbe ad accorciare la vita della batteria stessa. Essendo la parte veramente più costosa del mezzo, capite come un monitoraggio della stessa può portare veramente a ottimizzare i costi, sia per chi gestisce una piccola flotta di muletti, sia per le grandi società che le noleggiano e altrimenti non sarebbero in grado di controllare questa cosa di un parco muletti di centinaia e migliaia di muletti. Oltre a questo abbiamo una funzionalità base comune a tutti i dispositivi Teltonica di tracciamento, quindi si va a tracciare il muletto stesso. È possibile impostare una geofence. Perché è importante la geofence? La geofence è un sistema di allarme, di antifurto fondamentalmente. Andando a impostare la geofence soltanto dove il muletto deve essere utilizzato in caso di furto, e tramite collegamento, come ho menzionato in precedenza, dell'uscita digitale con il relay del muletto stesso, si può in automatico bloccare il mezzo. Quindi, qualora in caso di furto il muletto transitasse fuori della zona, tra virgolette, consentita, immediatamente si andrebbe a spegnere il motore, quindi oltre a lanciare l'allarme. E quindi monitoraggio della batteria, geofence, tracciamento, possibilità di tracciamento interno tramite un sistema di beacons, quindi triangolazione e rilevamento della posizione interna dove non c'è il segnale GPS, e manutenzione preventiva, quindi tramite il collegamento CAN bus, che successivamente presto andremo ad approfondire, si prendono i dati odometrici del muletto e si riesce a fare una manutenzione preventiva. E oltre a questo, utilizzo effettivo del muletto, che è fondamentale per chi noleggia i muletti, sapere il valore temporale effettivo appunto dell'utilizzo della macchina. Oltre a questo, possiamo creare sempre tramite beacons un sistema di anticollisione. Un sistema di anticollisione complesso perché è basato su una tecnologia Bluetooth, quindi con i suoi limiti. Però tramite beacons, tramite l'aggiunta di un buzzer, tramite la configurazione, possiamo assolutamente creare questo tipo di sistema con dei costi relativamente, direi, molto molto bassi rispetto ad altre tecnologie più precise
ma sicuramente molto più costose. Un'altra funzionalità disponibile per quanto riguarda la gestione dei muletti è quella dell'identificazione del guidatore, quindi di colui che va a guidare il carrello elevatore. Vedremo anche una slide soltanto su questo in seguito, e fondamentalmente e sempre tramite le uscite digitali del dispositivo connessi al muletto si va a utilizzare una scheda RFID, quindi con personale del guidatore, e tramite questa lui riesce ad attivare in automatico il muletto. Ovviamente questo è una sorta di, non di free floating, ma una sorta di controllo del mezzo per quanto riguarda l'alimentazione da remoto. Ok, passiamo alla scheda successiva. Ok, un altro utilizzo è quello fondamentalmente dei macchinari utilizzati per la raccolta dei rifiuti. E qui voglio fare anche un'aggiunta che non è presente nella presentazione. Sia questi veicoli possono essere controllati in base poi al tipo di protocollo di comunicazione, che può essere CAN o WART, e in questo modo si riesce a gestire fondamentalmente il mezzo per quanto riguarda lo studio del percorso, direi, e oltre a quello si può fondamentalmente si va a monitorare la batteria. Direi come caratteristica principale è questa, oltre che tutte quelle precedenti restano valide e possono essere applicate in questo caso in base all'esigenza poi dell'azienda a cui si fa riferimento. Oltre alla gestione dei rifiuti, un altro ambito di utilizzo è quello delle pulizie industriali, dove stiamo lavorando e siamo arrivati. Non posso condividere i dettagli tecnici perché da una parte non sono tecnico e non mi risulta difficile, però posso dirvi che siamo riusciti ad arrivare a una lettura dei dati della macchina che fa le pulizie, ma può essere anche questa che gestisce i rifiuti, tramite il protocollo WART senza implementazione, quindi una sorta di implementazione manuale e lettura dei dati tramite il protocollo WART. Quindi vi dico che è possibile, e secondo me sono anche qui la tendenza è quella di andare a trasformare queste macchine in smart per ottimizzare l'utilizzo fondamentalmente. Andiamo avanti con l'ultimo caso, che è quello della gestione della logistica aeroportuale. Qui parliamo di tutti quei veicoli elettrici che possono gestire i bagagli, ma anche le cosiddette piattaforme aeree. Sono tutti mezzi elettrici che rientrano nel voltaggio e quindi possono essere gestiti da parte del nostro dispositivo. Termino la parte degli scenari, dei casi di utilizzo, e andiamo ad affrontare andiamo a introdurre le caratteristiche principali di cui abbiamo già parlato e che approfondiremo in breve. Allora, prima di tutto abbiamo la lettura manuale del CAN bus, poi voglio introdurvi all'argomento dell'API, dell'API associato a FlexPi, e voglio menzionare gli scooter e i monopattini che supportiamo al momento, i protocolli OM personalizzati, approfondire la funzionalità completa di sharing e l'alta tensione supportata. Quindi queste sono, vedete sotto, quella dei monopattini e dei motorini. Queste sono le caratteristiche principali. Adesso in maniera rapida le andremo ad affrontare una alla volta. Allora, per quanto riguarda la lettura manuale del CAN, e in particolar modo la versione J1939,
andiamo a vedere di cosa si tratta. Quindi non c'è bisogno di nessun tipo di implementazione del protocollo. Questo significa che non bisogna, fondamentalmente si va a risparmiare tempo e costi, perché l'implementazione del protocollo, oltre che a richiedere uno sforzo notevole da parte degli ingegneri, è sicuramente costosa. Tramite questa lettura manuale, appunto tramite il nostro configuratore con l'ultima versione del software, andiamo a leggere il livello della batteria, la velocità, i valori odometrici e altri parametri utili, come vi ho spiegato, per la manutenzione. Sì, è settabile con il, appunto, queste impostazioni sono gestite semplicemente dal configuratore e permettono la manutenzione preventiva. Si può monitorare l'utilizzo effettivo, e queste cose fondamentalmente già le ho dette in precedenza, quindi gestire la batteria, che è assolutamente fondamentale. E in particolar modo la personalizzazione di questi protocolli chiamati OEM è possibile non solo per i muletti, ma anche per i motorini, per i monopattini e per le biciclette. Quindi assolutamente possibile. Noi abbiamo sviluppato questa funzionalità a partire dei muletti, perché sicuramente è un'opportunità importante che abbiamo avuto, però già è stata applicata, vi posso dire, ai motorini o ai monopattini. Per quanto riguarda l'argomento API e Flespy, come ben sapete, è una piattaforma di proprietà di Gurtam, una società con cui noi abbiamo una partnership da molti anni, e soprattutto in questa piattaforma tutti i dispositivi Teltonika sono presenti, implementati e utilizzabili. Come vedete, la funzionalità REST API serve ad accedere alla cronologia dei messaggi, quindi abbiamo una sorta di lista di tutti i messaggi appunto giunti in passato. Poi abbiamo la possibilità di un'analisi raw, quindi un'analisi cruda dei dati telemetrici e il salvataggio degli stessi in un formato JSON. Oltre a questo, la piattaforma Flespy offre la possibilità tramite MQTT, che è un protocollo di comunicazione, di accedere ai dati in tempo reale. Normalmente questo tipo di comunicazione viene utilizzato nell'industria 4.0, sicuramente, che non è il settore di cui ci interessa, ma ultimamente posso dirvi che viene utilizzato anche nello sharing. E oltre a questo ci sono diversi metodi di accesso ai dati supportati e la possibilità di inviarli ad Amazon e vari cloud di Amazon, Google o Microsoft, come ben vedete nella schermata. Andiamo avanti. Ok, parliamo delle funzionalità per uno sharing completo. Allora, da una parte inizierei dalla lista. Come abbiamo detto, per quanto riguarda i monopattini abbiamo il Segway, abbiamo l'S2, l'S4 e il Segway Max. Oltre a questo abbiamo lo Xiaomi e il FitRider. In futuro andremo ad implementare altri modelli. Per quanto riguarda le moto elettriche abbiamo Ascol, Govex, Supersoco, e stiamo lavorando su altre marche. In futuro ci saranno sicuramente altre marche già compatibili, e per compatibili intendo fondamentalmente un plug and play. Per quanto riguarda le caratteristiche, abbiamo detto il controllo da remoto tramite GPRS, blocco e sblocco del mezzo che permette il free floating, impostare un limite di velocità, controllo totale del mezzo da remoto, possibilità di una modalità eco sport, se ovviamente supportata dal mezzo,
il controllo dei LED, rilevamento della distanza percorsa e l'unplug detection. Unplug detection è rilevamento in caso di rimozione del dispositivo e quindi creare un allarme immediato, oltre che rilevamento della caduta del mezzo stesso, non decisamente importante. Quindi queste sono le funzionalità chiave. Come vi avevo menzionato, vorrei condividere con voi l'ultimo argomento per quanto riguarda il dispositivo TFT. Abbiamo la possibilità di gestire l'accensione e lo spegnimento del mezzo da remoto associata a una persona, quindi appunto una persona specifica. Come avviene questo? Avviene tramite un lettore digitale, un pulsante, utilizzando una scheda RFID, e tramite questa scheda associata appunto all'identità di una persona si può accendere e spegnere il mezzo e appunto venire a conoscenza di chi ha utilizzato quel mezzo in quell'orario specifico. Quindi da una parte c'è questa possibilità, e se avete delle domande, insomma, posso condividere del materiale riguardo. Abbiamo anche un video ben fatto su YouTube di Teltonica riguardo a questo argomento. Dall'altra parte c'è la possibilità di connettere un buzzer di dimensioni della versione che più credete adatta, quindi aggiungere questa sirena esterna, e qui soprattutto parliamo di carrelli o motorini, che viene connessa, viene utilizzata per delle notifiche di allarme sonore, come ad esempio l'eccesso di velocità. Entrambi penso ai muletti e ai motorini, oppure come altro esempio penso al raggiungimento di una zona vietata. Come ultima slide voglio presentarvi il dispositivo specifico per le biciclette, ma non solo, che abbiamo progettato e siamo in programma di lanciare il prima possibile. Come stima pensiamo all'inizio del 2021 per quanto riguarda la produzione di massa e quindi la disponibilità sul mercato. Questo è un tipo di dispositivo, EMB100 si chiamerà, che fondamentalmente è simile al TFT, però andiamo a vedere le differenze e i punti in comune nello specifico. Come voltaggio e come disponibilità dell'OTA, degli aggiornamenti OTA, è esattamente uguale. Cosa significa? Quindi è un voltaggio molto ampio. Abbiamo disponibile un aggiornamento over the air. Abbiamo, tra l'altro, per quanto riguarda le interfacce, abbiamo le stesse interfacce, quindi il CAN bus, UART e le stesse che ha il TFT. Però, come differenze fondamentali, prima di tutto abbiamo un design, quindi un design più adatto, per esempio, alle biciclette elettriche, quindi un design più leggero, più slim, più moderno. Oltre a questo abbiamo una connettività 4G, quindi ufficialmente sarà il primo dispositivo Teltonica SaaS con connettività 4G. E oltre a quello abbiamo un'antenna esterna GNSS con una capacità molto, molto alta. Questo cosa significa? Permette di posizionare, di nascondere il dispositivo internamente al mezzo, alla bicicletta, al motorino, e di comunque comunicare tramite l'antenna esterna. E maggiori dettagli sicuramente qui arriveranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Voglio ringraziarvi per l'attenzione, questo webinar termina qui, però vi ricordo che adesso abbiamo la sessione di domande e risposte
in tempo reale con i nostri tecnici, quindi vi prego di fare tutte le domande che appunto che volete chiedere, e direttamente risponderanno appunto i nostri ingegneri e non io. Grazie ancora e buona giornata.